Vi devo le mie scuse. Bentornati amici e amiche in questo nuovo video in cui, tanto per cambiare, parliamo di Kiko e mi anticipo già che non sarà un video felice. Perché vi devo le mie scuse? Perché se mi avete seguito sugli altri social sapete con quanto entusiasmo io abbia accolto le palette di questa collezione quando il giorno del lancio sono andata in store e me le sono trovata davanti. Ho esclamato: evviva, finalmente ci siamo! Sono rimasta completamente colpita da queste palette che mi sono sembrate finalmente la svolta. La svolta un corno, direi, perché quando sono tornata a casa la situazione si è completamente ribaltata. A parte il fatto che stavolta più che mai in negozio le luci mi hanno ingannata tantissimo e davvero ho dubitato che le palette esposte in negozio fossero le stesse che poi erano messe in vendita, perché mi sembrava totalmente assurdo come una palette potesse sembrare super glitterata, super brillante in negozio e molto molto meno quando poi me la sono comprata e portata a casa. Ma diciamo che è stato un errore di valutazione mia, anche se il dubbio mi rimarrà sempre. Purtroppo questo errore di valutazione mi ha portata a essere molto positiva nei confronti di queste palette e a darvi il mio feedback iniziale, appunto, molto positivo. E mi dispiace se ho spinto alcuni di voi ad acquistarle prima che io le avessi effettivamente provate. Perché, ahimè, una volta che le ho provate, swatchate e tutto il resto, mi sono resa conto che con Kiko non ci siamo ancora. Quindi mi dispiace immensamente se vi ho portati in qualche modo fuori strada con il mio entusiasmo iniziale, ma credetemi, il mio entusiasmo era del tutto genuino, lo sapete, non me ne viene niente in tasca a parlare bene di Kiko, anzi, dalle mie tasche escono spesso cose, soprattutto tanti soldini, quando parliamo di Kiko, quindi davvero scusatemi, non volevo portarvi fuori strada. Ma entriamo nel vivo di questo video, iniziamo a spulciare i prodotti, partendo però come sempre dal packaging e dal nominarvi questa collezione che non ho ancora nominato. La collezione è ovviamente la collezione estiva e si chiama Gold Reflections. I packaging di questa collezione, parliamo in questo caso delle scatoline, sono tutti bianchi e oro. Niente da dire sulla scelta cromatica, molto molto carina. Molto carino vi dirò anche il pack primario dei prodotti, che alcuni di voi mi hanno detto aver copiato un brand un po' più high cost con questo cerchio dorato qua. Fatemi sapere se vi risuona qualcosa di simile con questo packaging. E comunque eccolo il pack, anche in questo caso bianco e oro. Ovviamente non abbandoniamo mai la forma a disco volante e anche le dimensioni a disco volante. Quella che sto tenendo in mano è appunto una delle due palette occhi, palette della Discordia, che io molto intelligentemente ho acquistato entrambe. Questo a dimostrazione del fatto che ero davvero rimasta super super colpita da queste palette e non mi sono resa conto che stavo acquistando l'ennesima ciofeca. Molto bene, comunque le palette appunto sono loro e adesso andiamo a vederle un po' meglio. E soffermiamoci prima di tutto sulla disposizione delle cialdine. Questa in particolare è la palette 01, che come potete facilmente vedere da soli è una palette bella calda, però devo dirvi che nonostante le tonalità calde, forse tra le due è quella che mi è piaciuta di più. Questa invece è la palette 02, un pochino più fredda nelle intenzioni, ma neanche tanto nella realtà. Dicevamo, la disposizione di queste cialdine e la loro forma, devo dirvi, non rende l'utilizzo molto molto agevole. Infatti, soprattutto queste cialdine disposte in queste righe orizzontali sono davvero difficilissime da prelevare. Ve l'ho già mostrato su Instagram, ma ve lo faccio vedere anche qui. Basta prendere un semplice pennello da sfumatura, che tra l'altro in questo caso è abbastanza piccino, somiglia più a un pennello penna, e già si rischia di andare a prelevare il colore sopra o sotto con il semplice tocco, quindi non è proprio facilissima da utilizzare.
Ma la scoperta peggiore l'ho fatta quando ci ho appoggiato il pennello sopra, non solo quando l'ho aperta e mi sono resa conto che gli shimmer, come in questo caso questo, non erano così belli come in negozio, ma quando mi sono resa conto che i matte sono più polverosi di qualsiasi matte voi abbiate mai potuto provare in vita vostra. Vi do dimostrazione, spero di non fare troppo disastro perché non riesco a vedere bene, però io vi assicuro che sto semplicemente appoggiando il pennello senza andare a insomma premere, sono delicata. Questa è la quantità di polvere, vedete tutto l'ombretto caduto qua, eccetera eccetera, a parte il fatto che io ho prelevato il rosa e come vedete è caduto anche l'arancione, a dimostrazione di quello che vi dicevo poco fa. Ecco, le immagini parlano chiaramente da sole, sono super polverosi e forse sono tra i matte peggiori che Kiko abbia mai sfornato. Il trucco occhi che mi vedete su in questo momento l'ho realizzato con questa palettina, ma con un aiutino. Infatti, dopo aver applicato sulla palpebra mobile, quindi dove avrei voluto mettere il colore luminoso, questo ombretto centrale che mi sembrava bellissimo, cioè raga, questo è quello che è venuto via dalla cialdina facendo lo swatch, non so se lo vedete, cioè è proprio una scaglia della cialda. Sì, perché un altro dei problemi di questi ombretti, ma di questo me ne ero accorta già in negozio, è che sono davvero poco pressati, tanto i matte come avete visto quanto gli shimmer, e se i matte risultano solo polverosi, gli shimmer se ne vengono via proprio a scaglie, come avete potuto vedere. Quindi se disgraziatamente avete preso queste palette, mi raccomando, siate molto delicati nell'utilizzarle. Comunque questo è il famoso oro che dicevamo, questo è lo swatch e sulla mano, direte voi, è anche molto carino. Peccato che non so per quale motivo non si riesca ad avere la stessa resa anche sull'occhio, nonostante io lo abbia applicato con le dita esattamente come ho fatto qua, mettendo una base sotto eccetera eccetera. Comunque non era così luminoso e in ogni caso è molto meno vibrante rispetto a come lo vedete nella sua cialdina. Quindi per cercare di recuperare un po' la situa, perché proprio il make up non mi piaceva, ci ho piazzato sopra uno degli ombretti liquidi di questa collezione, che invece vi anticipo già sono uno dei prodotti secondo me vincenti. Questo in particolare è il numero 01, che trovo un colore bellissimo che non dovete lasciarvi scappare se vi piacciono le tonalità top rosatine. Eccolo qua, su questo ombretto c'è poco da dire, se non che avrebbe potuto essere un po' più sottile come texture, ma non è male, cioè non vi fa l'effetto carta pecora, quindi dai, ci piace, anche perché è davvero molto luminoso e in questo caso rimane luminoso anche una volta applicato. Una volta che si è fissato non lo smuovete più, quindi direi che in questo caso il prodotto fa assolutamente tutto ciò che promette, quindi lui assolutamente mi piace e ve lo consiglio. Stesso discorso della palette 02 vale anche per la versione 01, quindi non mi ripeto. Ora ve le vado a swatchare, ma vi anticipo già che queste saranno davvero le ultime palette di Kiko, gli ultimi ombretti di Kiko che vedrete recensiti su questo canale. Anche se dovessero uscire nelle prossime collezioni, io non le comprerò più finché davvero non ci sarà un salto di qualità tangibile e non semplicemente un velo di glitter che vengono messi in superficie sulla cialdina per fare da acchiappa all'occhi, come sono stata all'occa io che mi sono fatta fregare, ma ci sarà un reale cambiamento di questi ombretti, cosa che, a meno che i francesi non facciano il miracolo, non credo che vedremo a breve. Comunque vado con gli swatch e torno. Eccovi gli swatch della palette 1, quindi quella più calda. Come vedete qui non sono riuscita a non prelevare anche la cialdina sopra o sotto, quindi vedete dei fantastici ombretti sfumati. Ma ed ecco a voi gli swatch della palette 2. Qui ci sono un paio di ombretti che sembrano essere degni di nota. Uno è assolutamente questo argento, l'altro è l'oro freddo, peccato che appunto se ne vengono a scaglie. I peggiori sono in assoluto il lilla,
pessimo e il marrone scuro, cioè assolutamente due colori, piatti non omogenei. L'unico modo di definirli è brutti. Inoltre vi faccio notare un piccolo difetto di praticamente quasi tutte le polveri di questa collezione, e cioè il fatto che le cialdine allegramente ballano. Io non so se lo percepite, ma questa si muove. Sì, penso lo vediate, si muove destra, sinistra e fa anche un po' il giro. Per non parlare dei blush, cioè i blush navigano proprio. Cioè, potrei farlo girare ancora, ma non lo faccio perché altrimenti si stacca. E qui arriviamo ad un'altra nota dolente che mi ha fatto arrabbiare non poco. Io dico, ma santo signor Kiko, fai uscire una collezione che vuole sembrare super luxury già dal packaging, anche se è un luxury wannabe, perché ancora non ci siamo assolutamente. Qui abbiamo un gran plasticume, ma oltretutto mi aumenti i prezzi e mi dai della qualità scadente, ma scadente non solo nel prodotto, quindi nella performance del prodotto, ma addirittura nel come vengono incollate le cialde. Cioè, raga, questa è una presa in giro colossale. Lo so che la metà di voi che siete miei follower mi dite che devo smettere di recensire Kiko e di buttare i miei soldi, e inizio a convincermi sempre di più che abbiate ragione, ma io rimango basita e scioccata sempre di più. E per quanto riguarda i blush, il signor Kiko ne era perfettamente consapevole, perché quando io sono andata in store ad acquistare la collezione, la commessa che mi ha seguita e che mi ha fatto pagare, prima di farmi il conto, ha aperto le confezioni e si è sincerata che il blush non si staccasse, dicendomi addirittura che appunto si erano accorti che c'era un lotto fallato, venuto male, che doveva essere ritirato perché appunto le cialdine si staccavano. Ma ora io ho acquistato in negozio e la cialdina si muove, ho acquistato online e la cialdina si muove, ho sentito tantissimi di voi su Instagram e praticamente a tutti o quasi le cialdine del blush erano ballerine o si sono staccate. Ma di che lotto parliamo a questo punto? Questa è l'intera produzione che è venuta così, e allora mi sento presa in giro. Non so voi, ma io mi sento presa in giro. Questa è la colorazione del blush che ho comprato in negozio, è la numero 02. La ragazza ha fatto così e ovviamente il blush non è caduto, ma guardate. Cioè, balla esattamente come balla l'altro che ho acquistato online. Comunque, passando alle colorazioni, visto che già ve li ho fatti vedere entrambi, questo è il blush 02, questo è il blush 03. Questi sono gli swatch. Sul fatto che siano due colorazioni molto belle e due blush molto belli, c'è poco da obiettare. Questo è lo swatch della tonalità 02, questo della tonalità 03. Sono dei blush luminosi, non hanno glitter, ma semplicemente perle. Sono quindi sicuramente molto belli su pelle abbronzata e per quanto riguarda la resa, devo dire che funzionano. Ma qui siamo di fronte al solito standard, cioè Kiko ci ha abituato a blush sempre belli, ci mancherebbe altro che adesso ci fa pure i blush brutti oltre le palette. In realtà vi devo dire, una volta che li ho acquistati e swatchati vicini, queste due colorazioni non dico che siano uguali, ma indossate alla fine neanche si differenziano poi così tanto. In effetti le cialde, penso lo possiate vedere, sono formate da più colori messi, diciamo, insieme, per cui una volta mixati, alla fine secondo me la differenza non è neanche troppa. Comunque carini, questo tra l'altro è il pack che in questo caso è dorato specchiato davanti e bianco dietro. Ah, e non ditemi di andare in negozio a farmeli cambiare, perché ho sentito tantissimi di voi che l'hanno fatto e sono tornati a casa con altri blush che comunque fanno lo stesso giochino e la cialdina continua a staccarsi. Proseguendo con i miei acquisti, l'altro prodotto che ho deciso di prendere è la Flawless Mirage Luminous Face Base. È facilissimo come nome.
Tutto questo nome per dire che è una base luminosa per il make up, uscita in due tonalità. Io ho preso ovviamente la più chiara e se lì per lì anche questa mi era sembrata una buona idea, alla fine, una volta che l'ho provata, è simile a qualsiasi altra base luminosa possiate avere nella vostra make up collection. Boh, senza infamia e senza lode, sicuramente vi lascia un aspetto luminoso, radioso della pelle, quindi deve piacervi questo effetto, ma è ovvio. Vi dà un leggero tocco anche di colore, non ha particolare coprenza, però magari messa su una pelle abbronzata può andare ad esaltare quelli che sono i riflessi ambrati. Carina, ma non imperdibile. Prossimi prodotti, matite occhi, ne ho prese due, una in negozio, l'altra online. Quella viola l'ho voluta da subito perché è una tonalità, sapete, che mi piace molto. Di questa invece mi sono assolutamente innamorata in negozio. Sono rispettivamente la 02, che trovo davvero una matita bellissima e anche particolare, e se non fosse che contiene solo 0,28 grammi di prodotto, vi direi di correre ad acquistarla immediatamente perché è una tonalità davvero molto molto carina. È un marroncino top con dei riflessi rosati che tra l'altro anche sull'occhio danno una bellissima luce. Ovviamente non scrive benissimo nella rima interna, data anche la colorazione, ma nella rima esterna è utilizzata come eyeliner, è davvero bellissima, c'è poco da dire. Non ho purtroppo la stessa opinione dell'altra colorazione, che è la 04, dalla quale mi aspettavo grandi cose. In realtà sull'occhio non risulta particolarmente scrivente, dovete praticamente indossarla solo a palpebra nuda o giù di lì, perché già tono su tono non è che si percepisca tanto. Sono matite lì per lì morbide che potete sfumare ma che poi si fissano. Ho notato però che la 02 si fissa prima e meglio rispetto alla 04, quindi la marrone meglio della viola. Altro prodotto che mi sono decisa a voler provare è il duo stick illuminante e terra. Ho preso la colorazione 01, che vi ho già swatchato, eccola qua. Ho scelto questa perché la parte della terra è quella decisamente più fredda, come piace a me. La parte dell'illuminante invece, come vedete, tende un pochino a lilla. Prodotto carino, funzionale, ma senza infamia e senza lode, e tra l'altro non so se è solo il mio, ma puzzicchia anche un pochino, non so, fatemi sapere il vostro, soprattutto la parte della terra. In mano sto tenendo praticamente il penultimo prodotto che ho acquistato, che è appunto una delle matite labbra. Non ho preso i rossetti, non perché non siano validi, ma perché non ho trovato nessuna colorazione che mi piacesse in particolare. Ho preso invece la matita 02, anche qui colorazione carina, ma quantità di prodotto davvero molto molto esigua, quindi tenetene conto. Comunque sono matite buone, scorrono bene, le potete utilizzare sia per fare solo il contorno, ma volendo anche per riempire le labbra, peccato appunto la quantità. E infine l'ultimo prodotto che ho acquistato è uno dei tre gloss in edizione limitata. Ho scelto la tonalità 01, che non ho indossato in questo video perché non matchava troppo con la matita che invece ho indossato. In ogni caso è un gloss praticamente trasparente con dei riflessi lilla. Io non so se riuscirete a coglierli dalla fotocamera, ma dal vivo si vedono questi glitterini che danno sul lilla. Anche qui prodotto sicuramente carino, il fatto che sia il limited edition magari attira. I 3D Hydra Lip Gloss sono tra i prodotti di punta di Kiko, quindi prodotto carino ma niente di sconvolgente. Spendo adesso due parole sui prodotti che non ho acquistato, partendo dal fondotinta in polvere, che ovviamente non ho preso, non perché sia brutto, ma perché non si adatta molto alla mia pelle secca. L'ho trovato come texture molto simile a quelle degli anni precedenti, quindi ai fondotinta in polvere degli anni precedenti. Se vi siete trovati bene in precedenza, potete farci un pensierino. Come vi ho detto, i rossetti sono validi, ma non mi è piaciuta nessuna colorazione in particolare. Sono comunque dei rossetti cremosi, ottima scrivenza, rimangono lucidini come finish, però sono belli. Il mascara
Classico mascara di Kiko che promette un sacco di volume, io non me la sono sentita di prenderlo a prezzo pieno. Ho snobbato anche il lip balm, carino ma insomma niente di sconvolgente, rimaneva trasparente una volta indossato, e invece per quanto riguarda le terre non le ho prese perché pur essendo uscite in 4 colorazioni innanzitutto erano tutte super calde, ma ok, lì ci sta, è una collezione estiva, quindi ci sono terre diciamo abbronzanti che scaldano il nostro colorito, ma sono tutte sostanzialmente luminose, quindi vi deve piacere quell'effetto. Io sono strapiena di terre, soprattutto sono di queste dimensioni, come sempre scusate il gesto, e quindi cialde che io ho delle precedenti collezioni che non terminerò mai, per cui per me sono restate lì. Altro prodotto che mi ha lasciata un po' perplessa è stato il prodotto multiuso illuminante che potete utilizzare sia per il viso che per il corpo, e in quel caso era davvero un po' too much secondo me. Carini gli illuminanti in polvere, ma molto molto blandi, non me la sono sentita soprattutto per il prezzo. Ultimo cenno da fare è su di lei, che è la pochette della collezione, che io più che pochette mi sento di definire borsetta, perché qui ditemi voi cosa ci mettete a livello di make up, neanche si chiude praticamente, quindi non la potete utilizzare come pochette trucco a mio parere, ma è una carinissima borsetta estiva mini mignon, vi ci va giusto il cellulare, forse neanche tanto se lo avete abbastanza grande, però dai, carina magari per il periodo estivo, vi viene data in omaggio con l'acquisto di almeno 3 prodotti della collezione sia in store che online. E con questo credo di avervi detto tutto sui prodotti e su questa collezione, che ahimè come sempre è stata una delusione soprattutto per gli ombretti. Basta, zia Elitz dice basta alle palette di Kiko, non ne vedrete più su questo canale, e se continuiamo ad alzare i prezzi signor Kiko, tra un po' non vediamo più neanche le recensioni di questo brand. Comunque fatemi sapere adesso che cosa ne pensate voi, io come sempre vi ringrazio, e se siete arrivati fino a questo punto lasciatemi un cuoricino di incoraggiamento qua sotto nei commenti. Io vi invito come sempre a seguirmi sia qui che su Instagram, mi trovate sempre come la Elitz in Beauty, e ora non mi resta che mandarvi il mio mega bacione, e sempre se vi va ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!